Questa è una mostra che riguarda il Museo di Archeologia e Paleontologia Carlo Conti di Borgo Sesia. All'interno di questo spazio troverete una selezione di fotografie ed immagini che riguardano la storia degli scavi condotti sul Monte Fenera a partire dagli anni 50 in avanti, e troverete una selezione di calchi dei pezzi più importanti delle collezioni del museo. Parliamo del Museo Carlo Conti. Il Museo Carlo Conti è un museo appunto archeologico e paleontologico del comune di Borgo Sesia, quindi un museo comunale. Ha al suo interno una serie di collezioni che sono relative all'ambito preistorico, romano e medievale, e raccoglie tutti i reperti degli scavi condotti sul Monte Fenera, principalmente nelle grotte della Ciotaciara, dell'Eremita, del Ciotarun, del Riparo del Belvedere e della Grotta del Laghetto. Al suo interno è possibile vedere quindi un grandissimo arco cronologico e attraversare i secoli e quindi comprendere come il territorio fosse abitato più o meno con continuità. All'interno di questa mostra abbiamo dei calchi molto importanti che vengono sia dalla zona di Borgo Sesia che dalla zona del Monte Fenera, che è la montagna prospiciente Borgo Sesia. Per quanto riguarda la zona di Borgo Sesia, abbiamo un moltissimo materiale che viene dalla necropoli romana, fra cui degli importanti vasi con bollo di Pantapedis, mentre per quanto riguarda invece il Monte Fenera abbiamo una patera di epoca romana, anzi tardo antica, di sigillata, quindi una terracotta particolare, che viene dall'Africa, dalla zona di Cartagine, che quindi indica un contatto ancora nel periodo di decadenza dell'impero romano fra la zona di Borgo Sesia e la zona nordafricana. Mentre altri reperti molto importanti riguardano invece l'orso delle caverne, che ha vissuto nelle grotte del Monte Fenera fino all'ultimo massimo glaciale, di cui all'interno della mostra sono conservati dei calchi e molte foto, in quanto le grotte del Monte Fenera risultano essere uno dei posti dove l'orso delle caverne andava in letargo e molto spesso moriva a causa del freddo o della scarsa quantità di grasso accumulato. Questa è una realtà dove soprintendenza, comune, quindi con le sue strutture amministrative e con il personale dedicato del museo e come dire, pubblico, società civile mi verrebbe da dire, tutte queste realtà collaborano proprio per la buona riuscita delle iniziative e per la vita del museo. Quindi è una realtà che si sta sviluppando, che sta crescendo, dove facciamo divulgazione ma anche ricerca scientifica, proprio perché c'è l'apporto di tutte queste realtà, tra cui anche è fondamentale ricordare l'Università di Ferrara e l'Università di Ginevra, che hanno due cantieri di scavo sul Monte Fenera che conducono da diversi anni e che quindi hanno un rapporto diretto col museo anche nella presentazione annuale delle loro ricerche.